Quanti anni avevi e che ricordi hai della guerra? Quando avvenne il bombardamento era il 22 gennaio del 1944, quindi avevo 17 anni e mezzo. Ti dico subito quello che avvenne nel bombardamento. Ho letto il tuo ultimo componimento in cui dicevi che prima della bomba venivano alcune cose, tic e tac, tic e tac, tic e tac, no? Oh. Se fossero avvenute nel bombardamento, nella guerra, tic e tac, io ero avvisato e forse mi sarei salvato, mentre non ci sta nessun preavviso nella guerra, nessunissimo. Improvvisamente erano le 7:30 del mattino, mi ero preparato per andare a messa, mi ero vestito con i calzoni, con il cappotto, tutto quanto. Improvvisamente la casa di fronte a me, nella via, di fronte a me, mi venne tutta addosso. Era rimasto solamente un braccio fuori. Tutte le macerie mi avevano seppellito, perfino la bocca. Le ultime cose che vidi prima di che succedesse tutto questo, che non capivo più niente, vedevo dei canali che sprizzavano, che mi venivano addosso, e un ragazzo, mio compagno, vicino di casa, si chiamava Achille, che correva e si è spaccato tutto insieme. Una gamba venne da una parte e l'altro corpo restò. L'ultima cosa. In quel medesimo istante, due miei fratelli, uno si alzò dal letto, si mise di fronte alla finestra e una mitraglia le bucò tutto quanto e rimase stecchito. L'altro, di fronte alla finestra e alla porta, lo spostamento d'aria della bomba che cadde lo buttò fuori di un orto, fece una 20-25 metri di sotto. Poi mi raccontarono che diceva mamma, 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 e nessuno si accorse, né mamma, nessuno, chi sapeva che sarebbe andato di sotto a un orto. E morì dicendo mamma, mamma. Che ricordi hai nella scuola? Io non voglio cantarmi, ero il più bravo della classe. Facevo la terza ginnasiale e mi diedero il premio alla fine dell'anno per merito e condotta, e io su 200 fui premiato con una medaglia come secondo, per merito e per studio. Come erano le maestre? Erano passate le maestre, c'avevo i professori. Stavo in un collegio salesiano, Genzano di Roma, e i maestri erano molto bravi, specialmente il direttore che mi insegnava latino, greco e storia e geografia. Molto bravi. Erano severi? No, i salesiani non sono severi. Dicevano anche qualche barzelletta mentre insegnavano a scuola. Però erano precisi, tutti i giorni ci dicevano i compiti e li dovevamo prendere, dovevano essere precisi. Perché... Hai mai visto un tedesco? I tedeschi ne ho visti tanti. Una volta ero stato ferito, molto ferito, stavo sempre a letto, dopo 2 o 3 mesi dalla campagna in cui mi aveva raccolto mio nonno, ma la campagna era domenica, andai a messa, zoppicando andai a messa in città, feci 3-4 chilometri a piedi e andai a messa. Quando ritornai, c'erano dei tedeschi e mi chiamò uno, com'è? Era il momento in cui prendevano dei ragazzi
li portavano a lavorare presso il fronte, verso Cassino. Io sto a Palestrina, quindi. E mi vide che zoppicavo, eccetera, allora mi lasciò. La paura che c'avevo, perché mi avrebbero portato al fronte a scavare col piccone, eccetera. Hai mai visto un americano? L'americano, beh, dopo quando vennero a maggio, vidi degli inglesi. Dunque stavamo in campagna. Mio nonno faceva tutti i giorni la ricotta calda. E erano verso le 10 del mattino, passarono degli apparecchi e i tedeschi colpirono un apparecchio, erano inglesi, non erano americani, erano inglesi. Questi piloti si buttarono giù col paracadute, scesero proprio vicino alla campagna di nonno. Appena scesi, noi l'accogliemmo, vennero da noi, nonno gli dette della ricotta calda, la mangiarono. Però dissero, è meglio che vi allontanate, perché altrimenti ci ammazzano a noi tedeschi e ammazzano a voi. Allora li accompagnai io in una capanna molto un po' più distante, dice state qua e poi vi porto la ricotta. Portai la ricotta, restarono là. Molte altre persone vennero per prendere la ricotta, perché era la miseria era tanta, e una di queste fece la spia ai tedeschi. Guardate che Peppacchione, era mio nonno, lo chiamavano Peppacchione, hanno ricevuto degli inglesi, quelli che sono caduti stanno, sì, vennero da noi i tedeschi e non ci trovarono nessuno. Allora una zia mi disse vai da nonno e fate insieme con i tedeschi. Li accompagnai da nonno. Tu, dicevano al nonno, no? Tu avere accolto inglesi col paracadute. Io no! Ma tuo nipote ha detto sì! E io stavo per rispondere, no, non ho detto, stavo per rispondere così. Girati di là, mi fecero girare di là. Nonno stava qua, io stavo così, col fucile puntato sulla schiena. Tu avere accolto te inglesi col paracadute? No, io no. Ma tuo nipote dice sì, ma questo è un fanno... Mi disse una parolaccia, io non dovevo parlare perché se parlavo mi avrebbero, forse mi avrebbero. Eppure un'altra paura di quelle fenomenali. I partigiani li hanno incontrati? Beh, i partigiani più che partigiani erano dei delinquenti, quelli che ho conosciuto io, perché passò un tedesco, l'ultimo proprio prima che venissero gli americani, passò un tedesco solo, lo seguirono, l'ammazzarono per togliergli gli stivali, quindi non era una cosa da partigiano, era una cosa da ladri, da... Una cosa ti voglio raccontare, una cosa bella, sempre sulla guerra. Mamma e papà eravamo rimasti senza nemmeno un soldo e papà spesso diceva, papà mio, diceva a mamma mia, se tu avessi raccolto tutti insieme i gioielli saremmo andati alle macerie e scavando avremmo raccolto, così avremmo potuto vendere questi gioielli e si sarebbe potuto andare avanti. Io stanco di questi rimproveri
che papà faceva a mamma mia, una volta mi dissi d'accordo, di mattina andai verso la città dove stava le macerie di casa mia, che in una stanza come questa qua, le macerie erano alte così, mi misi a quell'angolo là, tolsi tutto gli incaccinati eccetera, mi misi a vedere se c'erano i gioielli. Dopo un'ora e mezza che facevo proprio così, vago per vago, a un certo punto ci vedo qualche cosa che luccicava. Era un orecchino di mamma mia. Oh, contento. Io mi misi a riposare, erano 2 o 3 ore che facevo tutte queste cose, mi misi a riposare in un trave che era caduto da una casa che era stata bombardata. Mi misi a sedere là e venne una donna che conoscevo. Dice: a te, pensavo che tu fossi morto. Meno male. E senti voi, i miei figli venivano a giocare qua a questo spazio e hanno trovato un orecchino. Io dice: beh, sarà di mamma mia, vediamo un po'. Dice: come faccio io a vedere se era mamma mia? Dice: ecco, io ne ho trovato un altro. Ne ho trovato uno che è di mamma mia. Ah sì, e questo allora è proprio di Lisetta. Mamma mia, si chiamava Lisetta. Lo vedemmo tutte e due uguali. Contento, io ritornai giù in campagna e disse a mamma: mamma, chiudi gli occhi e mettiti così. Gli appesi tutte e due gli orecchini. Ma non sarà, ma non mi portare in giro, non sarà. Quando vide gli orecchini lì, fu contento. Dice: questi te li regalo, quando sposerai li darai a tua moglie. E infatti mamma, nonna Teresa, mia moglie, ha quegli orecchini che mi ha dato mamma. Il giorno appresso andai di nuovo e raccolsi un anello, una catenina e qualche altra cosa. Un'altra cosa, io stavo nel lettino con le gambe che non potevo camminare. Venne un bombardamento da quelle parti, che bombardamento, mitragliamento dalle pareti. Mamma mia, tra la finestra e me, si mise di mezzo per non farmi ferire. Ecco questo che volevo dire, che la guerra è la cosa più obbrobriosa che possa esistere. Ormai sono 70 anni che l'Italia non sta più in guerra e siamo stati sempre meglio di anno in anno. La miseria che c'era una volta è diventata l'Italia una delle 7 più grandi nazioni del mondo per la ricchezza che ha avuto, sebbene adesso le cose vanno un po' maluccio. Ma qualcuno che conosce è stato catturato dai tedeschi? È un amico mio, ma è stato ammazzato dai tedeschi. Sa perché? Andava a imparare a fare il salto. Allora cascarono dei paracaduti fatti di seta fine, bellissima, no? Questo ragazzo prese quella seta e se la portò a casa. Chissà come i tedeschi vennero a sapere che ci aveva questa seta. Tu avere seta? Io no! Ma sì, vediamo! Lo mandarono a casa di lui, la trovarono e la ammazzarono. La guerra è la cosa più obbrobriosa del mondo. È meglio prendersi qualche torto che non fare la guerra.
Come vi vestivate durante la guerra? Durante la guerra? Io c'avevo prima c'avevo i calzoni corti, molto corti. Poi, più tardi, feci i calzoni alla zuava. Arrivavano fino qui, venivano così, e i calzettoni e i calzoni alla zuava. Durante il periodo fascista, ogni sabato ci dovevamo vestire da balilla, la camicia nera, il fazzoletto azzurro, un cappello con il fascio davanti, e dovevamo andare il pomeriggio del sabato a fare la ginnastica, una noia. L'unico giorno che si poteva un po' essere liberi, mettevamo in divisa la divisa. Quando si andava a scuola, vedevamo nell'edificio scolastico il giuramento, e noi dovevamo ogni tanto ripetere il giuramento. Nel nome di Dio e dell'Italia, me lo ricordo, giuro di eseguire gli ordini del Duce. Cos'erano i balilla? I balilla erano dei ragazzi che dovevano poi passare avanguardisti e poi giovani fascisti, sempre con la camicia nera, agli ordini del Duce Mussolini, che era un dittatore. Non ci stavano partiti, unico partito, Partito Fascista. Che cosa si mangiava e come si mangiava? Beh, prima si stava bene e si mangiava pure benino, poi durante la guerra sempre peggio, che non ci stava nemmeno il pane. E allora ci diedero dei bollettini con dei numeretti e si andava a comprare il pane con i numeretti. Ci davano un numeretto, significava un etto di pane, due numeretti, due etti. A seconda di come eravamo la famiglia, e noi eravamo quattro più due i genitori, per sei, ci davano 6 chili di pane per settimana. Quindi si mangiava minestra, fagioli, patate, pomodori e quello che si raccoglieva dalla campagna lo compravamo. Le erbe, quali erbe, ma certo che si mastava molto male. Facevate dei giochi? Sì, si giocava per esempio lippa e bastone. Che cos'era? Era un pezzo di legno con le punte un po' appuntite. Con un bastone si dava la botte, si alzava e con il bastone si mandava lontano, chi andava più lontano vinceva. Oppure c'era il cerchio con un cerchio di ferro, no? Giravano e si andava presso al ferro. Oppure si giocava a pallone, ma non ci stavano i palloni. Allora si prendeva le stoffe, si faceva una palla e si giocava con quella. Come si viaggiava, si facevano le manate, con che mezzi? Sì, senti, di macchine, automobili ce n'erano solamente due pubbliche, e quando passavano poi appresso per attaccati appresso. Si viaggiava specialmente con i cavalli, con la carrozza dietro. Per esempio, si andava per andare in qualche santuario, allora ci mettevamo sopra un carretto con sedili e si andava e si ritornava sempre col cavallo. Adesso ogni famiglia ha una macchina, se non due o tre. Prima non ce ne stavano per niente. Se esistevano gli ospedali, come ci si curava? Esistevano a Palestrina due ospedali, uno tedesco e un altro civile. Infatti a me, quando fui ferito, mi portarono nell'ospedale tedesco.
I tedeschi mi confondevano che fossi un tedesco, mi misero degli apparecchi per dove il braccio e le gambe dove ero stato ferito, poi si accorsero che non ero tedesco e mi portarono all'ospedale civile. Nell'ospedale civile non ci stava nessun medico, non ci stavano più medici.